10 tra fabbricati e terreni, 4 rapporti bancari e postali, denaro contante, 4 fra auto e motocicli. Sono questi i beni sequestrati congiuntamente nella giornata di venerdì tra Policoro e Scanzano Ionico dagli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato nei confronti di Gerardo Schettino, considerato dagli inquirenti elemento apicale di un clan operante nella zona ionica dedito al racket delle estorsioni e allo spaccio di stupefacenti. Il provvedimento giudiziario fa seguito a un'indagine patrimoniale effettuata dagli investigatori delle due forze di polizia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, e fa seguito a una serie di ordinanze di custodia cautelare eseguite da partire dal mese di ottobre 2018 fino al 2020 nell'ambito di diverse operazioni coordinate dalla DDA di Potenza che hanno riguardato il sodalizio. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, gli accertamenti effettuati, estesi anche ai componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal codice antimafia, avrebbero evidenziato come, a fronte di redditi di modesta entità, ritenuti insufficienti a soddisfare in pieno le primarie esigenze, l'intero nucleo familiare avesse accumulato beni e disponibilità sproporzionate ed ingiustificabili. Alla luce dell'evidente disparità tra i redditi conseguiti e il patrimonio ricostruito attraverso l'indagine, il Tribunale ha disposto la confisca dei beni mobili e immobili. L'operazione conferma ulteriormente l'impegno della Procura della Repubblica di Potenza e della Direzione Distrettuale Antimafia e delle diverse forze di polizia nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l'aggressione al patrimonio illecitamente costituiti.